ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Termine di Gian Domenico, ci troviamo nel suo mondo, nel nostro mondo, per noi appassionati di fumetti, Teramo Comics. Sì, siamo a Teramo Comics, siamo nel mondo del, diciamo, dell'intrattenimento, del comics, che si svolge nella città di Teramo in questi tre giorni. Bisogna ringraziare l'Associazione Altri Mondi, Gabriele Schiavoni, il direttore artistico, tutti i ragazzi che stanno lavorando in questa maniera molto incessante da mesi. Ed è un appuntamento oramai quasi trentennale, il che inizia ad avere una forza e un'importanza non indifferente. Consolidato all'Università di Teramo. Facciamoci un giro, vediamo se troviamo dei pezzi particolari. Beh, qui subito ne vediamo uno, perché è un matrimonio tra la Bonelli, una delle più grandi case editrici italiane di fumetti, forse la più grande, la DC Comics. Lo conosce questo Flash contro Zagor? Sì, lo conosco perché sono stato disegnatore di Flash per 2 anni per la DC Comics e conosco anche gli autori Masi, Uzzeo e Davide Gianfelice che hanno realizzato questo volume, che consiglio a chi verrà al Teramo Comics, in quanto soprattutto è un evento unico, perché credo che sia la prima volta che una casa editrice italiana come la Bonelli collabori con una casa editrice statunitense in diciamo un lavoro, chiamiamolo così, per definizione a quattro mani. Io ho realizzato la copertina, doppia copertina del numero 0, e questo volume raccoglie tutta la miniserie scritta da Masi e Davide Gianfelice, che è l'autore. Abbiamo parlato di Zagor, ci sono altri fumetti, sì, che non passano mai di moda. Tex è il, sì, padre dei fumetti, c'è della Bonelli. Ma ci sono anche volumi particolari come questo, pure come Love di Salda Press di Federico Bertolucci, che sono dei volumi muti. Non ci sono testi di storie mute, c'è Totò, per dirti, di Fabio Celloni, che è la nuova, diciamo, è la stesura di una sceneggiatura di un film che doveva fare Totò su Don Chisciotte. E questo è un pezzo che vado consigliando molto perché è disegnato in maniera eccellente da Fabio Celloni.